Sono stati 5 anni importanti, ne ho fatte tante nella mia vita, qualcuno può dire troppe, ma insomma questa è stata una di quelle che più mi ha coinvolto, più mi ha appassionato, più mi ha impegnato. Io l'ho fatta proprio con un grande impegno, mettendoci tutte le mie modeste, limitate capacità. E quindi, insomma, conosco bene Marco Marsilio, lo stimo da anni, adesso a parte diciamo, il fatto che militiamo in campi avversi, e mi auguro che lui voglia, diciamo, affrontare, sono sicuro anzi che affronterà questo nuovo impegno con tutta la passione che ci vuole. Ho provato a consigliargli di non prendere la leggera, perché l'Abruzzo può sembrare una piccola regione, in realtà è una regione molto complessa, con problemi molto complessi. È però una regione che ha grandi potenzialità. Noi in questi anni abbiamo provato queste potenzialità a provare a farle sviluppare. Un po' ci siamo riusciti, molto no. E naturalmente io guardo sempre dal punto di vista dei cittadini, i quali si aspettano da chi governa molto, perché purtroppo la fase storica che viviamo è una fase storica di disagio per la gente. La gente si aspetta che chi governa risolva i problemi, e non sempre i problemi sono risolvibili facilmente, e noi stessi non tutti i problemi abbiamo risolti, anzi molti li abbiamo lasciati o irrisolti o parzialmente risolti, e quindi la gente giustamente ha chiesto di cambiare. È nelle cose. Segnalo che la regione Abruzzo, da quando c'è l'elezione diretta del governatore, ogni volta c'è stato l'alternanza, diciamo. Significa che nessuno è riuscito finora a mettersi in totale sintonia con le aspettative, oppure significa che i problemi sono talmente complicati che non è facile risolverli. Ecco, io credo di poter dire che lasciamo, diciamo, la situazione generale più serena. Siamo usciti dal piano dal commissariamento per quanto riguarda la sanità, abbiamo riallineato con delibere di giunta i conti e li abbiamo fatti il riaccertamento anche in dialogo con la Corte dei Conti dei bilanci precedenti. I fondi comunitari sono tutti in linea, almeno questi fondamentali ci sono.